dubbi e perplessità sulla zona rossa a Torre del Greco. Ad una settimana esatta dalla decisione del governo di declassare la Campania, continuano ad essere segnalate delle criticità sul suolo comunale. Colpa, secondo i cittadini, dei mancati controlli e del mancato rispetto delle norme anticontagio. Questa mattina le telecamere di TV City hanno raggiunto il centro storico per raccogliere le opinioni dei torresi in merito. Cosa ne pensa di questa zona rossa? Ma disagi ce ne sono, perché avendo negozi chiusi uno purtroppo si deve adattare, poi comunque c'è l'affluenza fuori i negozi perché si fanno le file, quindi non c'è quello smaltimento, fatto la spesa comunque ci sono le code, quindi l'affluenza dentro no, e fuori punto uno, punto secondo, il coprifuoco, cioè un bambino che vuole la pizza non ce la può nemmeno mangiare perché ecco qua, chiudono alle 6, io capisco tutte le restrizioni, tutte le regole, giusto, ma 10 rispettano, le altre 90. Poi zona rossa, ci devono essere i controlli, dove ci sono? Dove sono i vigili, dove sono i carabinieri, dove c'è la polizia? Quindi è a sfavore delle misure attualmente in vigore? Allora, se lo faceva, si faceva come il primo lockdown, tutti sì, ma chi si è, chi no, no. Io ho la mascherina, tu hai la mascherina, scusate, e gli altri? I ragazzi, i bambini? Vabbè, io fumo, io parlo, io sto con mio fratello, io sto con mia moglie, sì, che c'entra però? Il vaccino può essere la via d'uscita? È preoccupata, vista le ultime voci? Il vaccino può essere una soluzione, ma se lo facciamo tutti. Deve essere contingentato il tutto per avere meno problemi, altrimenti non ne usciamo più, fino a quando non ci siano le campagne vaccinali, ma soprattutto il vaccino, perché non si può parlare sempre di vaccino e poi non distribuirlo, punto, è questo. Altrimenti è un cane che si morde la coda. Cosa ne pensa delle voci di questo vaccino, di questo lotto bloccato? Non è che dico che ci possa essere, perché non dovrebbe accadere, però il fatto che milioni di persone vengano vaccinate e su milioni di persone 6 o 7 si sentano purtroppo male, non è una cosa bella, però non può essere, non è testato, nel senso che non può far testo su tante persone. Sì, perché è impossibile, anche quando si fa un farmaco e va in circolazione, si vede la maggior parte delle reazioni, non è che si vede un singolo. La zona rossa dipende da noi cittadini, non dipende tanto dalle istituzioni. Le istituzioni possono anche adeguarsi ed effettuare delle chiusure, ma dobbiamo essere noi a capire ciò che si può o ciò che non si può fare. È semplice. E i cittadini stanno rispettando, secondo lei, la zona rossa? No. No. Cosa ne pensa di questa zona rossa? Penso che è una zona rossa un po' per modo di dire, perché per quanto mi riguarda non vedo tanto rispetto delle regole e nemmeno i dovuti controlli che ci dovrebbero essere. Quindi è un po' una zona rossa così, per modo di dire. Secondo lei è più responsabilità dei cittadini o dei mancati controlli? Entrambe, sia della strafottenza dei cittadini e anche dei mancati controlli, perché io penso che volendo si potrebbe fare qualcosa di più, proprio per evitare il susseguirsi di tutte queste zone rosse, zone gialle, che poi chi ne paga le conseguenze sono sempre i più piccoli che stanno chiusi in casa e l'economia. Ha qualche criticità in particolare da segnalare che ha avuto modo di constatare in questi giorni? Tanti ragazzini senza mascherine, ma tantissimi, soprattutto il sabato non si capisce niente, e quindi basterebbe un attimino più di sorveglianza, perché adesso sono loro le categorie, quelle più esposte e più colpite. Un attimino, un poco più di sorveglianza il sabato e io penso che si potrebbe evitare il susseguirsi di tutte queste zone rosse con un po' di sorveglianza in più. Quindi tenere alta la guardia anche in attesa di un piano vaccini più dettagliato, più deciso? Sempre, sì, assolutamente. Anche essendo io comunque una che si sposta per forza di cose con i mezzi pubblici, quello che posso notare è che ci disinfettiamo le mani all'uscita del treno solo io e mio figlio. Poi voglio dire, una bottiglietta di Amuchina non costa niente, costa un euro, però io non vedo nessuno che si disinfetta le mani. Poi ci lamentiamo che i contagi aumentano e che siamo ancora in zona rossa.